lasciateci il numero di telefono, vi chiamiamo la prossima volta, è una promessa, perché senza di voi veramente questo spettacolo sarebbe impossibile. Oggi siamo alla seconda giornata del Festival Internazionale dell'Agropastorale e sapete bene che l'agropastorale in questo caso significa la Tamburra, che è agro, contadina, si unisce, si è sposata, perché ieri è successo il matrimonio, con la Zampogna. Quindi la Zampogna, che è pastorale, no? Perché la Zampogna è dei monti, dei greggi, dei pastori che fanno quest'opera bellissima, e la Tamburra, così ricettiva, così accogliente, simbolo che poi è setaccio, quindi viene dalla farina, da tutto quello che è il nutrimento della terra, si è sposata con la Zampogna, che è la fatica dei monti, ma soprattutto la resistenza, la poesia, immaginazione che bisogna avere per vivere in posti isolati, e i pastori, per superare questa solitudine, che fanno? Inventano un suono che loro sperano arrivi a tutte le popolazioni, ad altri, è un segno di comunicazione, è un bisogno, è una richiesta di amore, quando un pastore su una montagna da solo, senza un pubblico che lo assiste, suona. Ma per chi sta suonando, Chris? Sta suonando su Lis, messa una montagna. E sta suonando proprio per il bisogno della comunione, come la musica popolare. Benissimo, un applauso spontaneo a Capitano. Chiedo scusa perché ovviamente io sono indisciplinato e mi lascio andare alle feste della Tamburra così come bisogna fare, anche se questo è un festival, voglio ringraziare subito l'organizzazione, facciamo subito i tributi d'onore perché so come funzionano certe serate, non ho già ricordato più niente, quindi ringrazierei soprattutto gli organizzatori. Partiamo da fondo, va bene? Partiamo dalla terra, perché è una cosa importante, da là stiamo andando. Partiamo dalla terra che ci ospita, la terra, la madre natura, che in questo spazio si è ritagliato un modo per portare questa terra a fare cose belle, dove un tempo c'erano cose brutte e che dobbiamo ringraziare con tutto il cuore. Fondo Agricolo Nappo, se volete fare l'applauso spontaneo lo fate, se no anche un'emozione interiore, va bene. Poi bisogna ricordare chi organizza, perché poi vabbè è una cosa in piccolo, ma noi abbiamo ambizioni di crescere. Allora facciamo un patto, per favore, perché siamo tra di noi. Ieri abbiamo fatto la prima serata sotto il capannone, va bene così, ci siamo divertiti tantissimo. Io sottoscritto con un'altra banda di tamburrari, abbiamo fatto le 7 del mattino, va bene, si sente, va bene così, e tutto va bene. Siamo tra di noi, facciamo un patto, questa è la prima edizione, o no? Prima edizione di un festival che ha una presunzione, ma come fanno a dire, come facciamo a dire, festival internazionale? Internazionale perché sta pure chi viene a Formia, che viene Rucilento, ok, siamo internazionali, ce l'hanno fatta a capire che ad amore non è appartenenza territoriale, non è più come prima, noi non siamo più pastori, noi non siamo più contadini. Purtroppo. Purtroppo per fortuna, ma non ci mettiamo qua a flagellarci sul progresso e con quello che è stato. Perdoniamo le colpe dei padri, perdoniamo chi è venuto prima di noi, noi perdoneremo i nostri figli, ma cerchiamo di capire un po'. Allora, la Tamburra non è più quella di una volta, la Zampogna non è più quella di una volta, è normale che si nutre di nuove correnti, di contaminazioni, di esperimenti. Ed è giusto, perché dobbiamo tradinnovare, come si dice a volte, la tradizione, perché la tradizione non è un concetto statico, è un concetto dinamico, tradere, camminiamo, e stiamo camminando in questo percorso. Ma in questo percorso noi abbiamo incontrato un fondo che ci ospita e delle associazioni che ci hanno organizzato questa bella cosa. Li vogliamo ringraziare senza applauso, va bene? Facciamo un applauso interiore, veramente, un ringraziamento, vi dico chi sono, se mi ricordo. Asunaiera, Associazione Culturale,
vi viene l'applauso. Non lo faccio, non lo faccio. Fatelo dentro. Un ringraziamento, facimi avere una volta tanto la sincerità, perché come dice Olione, direttore artistico, applauso interiore, Olione dice, gli faccia questa musica è semplice, è lo stare insieme. Olione è pure autentico, è fanciullo di una volta, di quando 30 anni fa ha cominciato questa cosa, e quindi puramente ha organizzato questa cosa. Siamo ambiziosi però, perché noi siamo contadini, per esempio, per tenermi scarpe fine, no? Cervello fino e scarpe forti, e diciamo, vabbè, Asuna Ayer è andata ringraziata interiore, poi dobbiamo ringraziare l'Accademia, perché abbiamo un'Accademia a Foggia Marina. Io sarei l'Accademia dei Sfaticati, la sono proprio presidente, però si chiama Accademia degli Scettici. Ma ne mettiamo in discussione, scettici, eh? C'è già una fatica esagerata, non voglio dire, ti schiatto un colpo, ma voglio dire, scettici, ok, scettici, per contraddizione, ci piace così. Volimo, non vogliamo la verità, scettici, vogliamo discutere ogni fatto, ok, Accademia degli Scettici. Chi è la terza organizzazione? Quella di Lione, Paranzolo Lione, Terra, Fuochi, ok. Dice, dalla regia mi dicono Sfinci. Abbiamo fatto l'applauso interiore collettivo, anzi facciamo l'applauso collettivo. Così me ne esco pure da questa situazione. Anche questa sera abbiamo gruppi bellissimi che sono venuti a onorare questo primo festival, però io prima vi voglio presentare quelle che sono per me fondamentali, che sono l'espressione delle eccellenze del posto. E quindi vi voglio presentare, signori e signori, per la prima volta sulle scene campane, Pummarulella. Un accompagnamento ideale per Pummarulella, eh? Oppure preferiamo, per esempio, se dico pomodoro, a voi come viene? Pomodoro? San Marzano. Chi non è San Marzano, papà, no? È San Marzano. Però devo dire che io quando l'ho vista la prima volta da regista navigato, ho detto che sei proprio Pummarulella. Perché è di San Marzano, eh? Io direi un applauso a Pummarulella. Poi abbiamo un altro prodotto tipico, Pummarulella, per la Pummarulella e la Torrente, il nostro sponsor. Ah, Sicilia. Poi un solo ortaggio così splendido, bellissimo, che rappresenta le nostre terre. Aveva bisogno di una compagnia, qualcosa che si sposasse bene. E allora abbiamo pensato, ma qual è il prodotto tipico del posto, oltre a Pummarole San Marzano, che è così bella, lucente, tutto che di forma particolare, perché se piglia la Pummarolella San Marzano, voi venite proprio che è una forma come la mandragola, è una forma da femmina, ma San Marzano proprio, la Pummarola, è una forma come se fosse proprio veramente una bella macchianella, come quella che stanno proprio la pubblicità della Torrente, il nostro sponsor, ma dopo fa tutte le buozze pelate, Pummarola, vi sembra una bella realtà, prodotto d'eccellenza italiano, che praticamente fa lo sponsor, e che si Pummarola, ma che si Pummarola che hanno fatto il sugo di tutto il mondo, e che arriva da Oltremanica, Oltreoceano. Però solo della Pummarola, che ce ne facciamo? Voglio dire, la Pummarola è bella, però non potremmo mangiare sempre. La dieta mediterranea è varia, e quindi farei un applauso spontaneo anche a Molugnanella. Su Molugnanella è successa l'apocalisse. È chiuso in circo e chiuso in corto tutto. Ok. Molignane, sì, sapete perché? Sapete perché? Perché la Molignane è amara. La Molignanella è un frutto stupendo. Cioè, perché se tu pigli la Molignanella, se la sai fare,
innanzitutto per la fate la pigliare, la sapeva pigliare, la sapeva tagliare. La Molignanè, lui, ma non sto parlando di altre cose. Sto parlando della Molignanè, cucina, dieta mediterranea. Se tu pigli una Molignanella e la taglia, diciamo, sistema, cioè la prepara buona, la Molignanella ti soddisfa, ti dà delle soddisfazioni, perché la Molignanella è saporita. A chi piace la melanzana? Solo a te, solo a me. A chi piace? No, facile da dove? Ok. Ah, fanno la siciliana. Ci stanno delle cose interessanti. Allora, abbiamo fatto pure la musica, certo, ci siamo. Va bene, facciamo prima questo piatto tipico. Allora, no, io vorrei solo dare un po' di attenzione a queste mie assistenti bellissime, con mie compagne di viaggio, che sono praticamente adesso al loro debutto insieme a me su questa formazione. Gli volevo dare attenzione perché è il loro momento ufficiale sul palco, poi dopo ballano insieme a noi, a tutti quanti, perché ad Amoriato sta vita. Anzi, voi ci dovete scusare che siamo su un palco. Oggi Giovanni Saviello ce l'ha fatto capire. Noi stiamo a parte sbagliate, ma ci dovete scusare, perché quello che abbiamo ereditato fino a mo', palchi, microfoni, amplificazioni, DAE, mixer, siamo nella frequenza sbagliata, 4,40. Quindi ci dovete scusare. Lo sa, però non siamo coscienziosi, ma oggi l'abbiamo capito. Può essere che la prossima edizione facciamo acustico, facciamo frequenza 4,32. Facciamo la rivoluzione. Allora se dobbiamo dare un senso a tutta questa aggregazione, perché poi che faccio? Mi faccio un bella coppa palco, magari meglio di buono chi stanno. Oppure facciamo che cosa? Non ci guadagniamo niente, che secchellate, perché non facciamo un patto? Facciamo crescere questo festival come una proposta alternativa, una terra confiscata. Ci sono tutti gli ingredienti per fare questa bella pietanza. Prima terra confiscata, Pomarulelli, San Marzano, tutto quello che ho pulito voi, si sposa con la Molignana siciliana, che rappresenta il girovagare e l'unione, tutto questo sud che si unisce sotto questa famiglia della tarantella. Facciamo diventare una tarantella un'arma, combattiamo con la tarantella, facciamo arrivare i nostri messaggi di biologia, di alternatività, di legalità, identità, che sono le parole chiave del festival. Cioè facciamolo veramente, siamo in pochi, l'anno prossimo ci vediamo come siamo, più qualche amico, qualche parente, facciamo la seconda edizione e magari andiamo nella vibrazione giusta, andiamo nella vibrazione 4,32, come ci diceva Giovanni Saviello. Quindi piano piano, ad Amoriato si è fatto sempre in terra, o sapimmo, noi là venimmo, o cerchi, o chirchi, tutti sullo stesso piano. Però se facciamo anche un palco a volte è per portare a meglio il lavoro che fanno tanti artisti, fanno prove, ci mettono animo, passione, a volte il prodotto vuole pure di arrivare, il prodotto inteso così come opera d'arte vuole arrivare, e quindi ci permettiamo questa cosa. Voglio fare veramente un ringraziamento speciale a Pomarulella e Molignanella, che ci regalano, accompagnato, improvvisato, con un'uscita a tarantella, la loro prima esibizione e il loro debutto. Grazie. E via, è arrivata Pomarulella, la Pomarulella di San Marzano, la Molignanella siciliana, stiamo venendo a ballare a mezza fu, e chiamia, chiamo a basci a Pomarulella, e chiamia, chiamo a basci a Molignanella, e già, e facciamola che sta siciliana, calabresa, e facciamola che sta pugliesa, e facciamola che la gamma fa. Ah, in data Amoriato si dice che ottengo da, e qua ci stanno, alla grande. Ah, che bella scaletta che avremo che stasera, mamma mia, e chiamiamola, andiamo a scoprire, andiamo a leggere.